La prima versione del Cristo portacroce che scolpì per l'esecutore testamentario di Marta Porcari, Mitello Vari, si rivelò difettata. In pratica, sulla guancia sinistra comparve una venatura nera. All'inizio cercai di integrarla con gli lineamenti del volto, non fu possibile, non mi piaceva, e ricominciai l'opera da capo, cercando un blocco di marmo nuovo. La seconda versione la spedì a Roma non ancora finita, affidando la sua conclusione all'Urbano. L'Urbano, invece di completare l'opera, si dilettava in altre faccende e finì per storpiare questo capolavoro. La tolsi a lui, la affidai ad Affrezzi, che anche lui non fece un lavoro eccellente. A questo punto non ero soddisfatto per niente di queste due opere e ne avrei cominciato una terza, se Mitello Vari non mi avesse fermato. Lui in pratica mi impedì di scolpire questa terza versione, era stanco di aspettare tanto questa commissione che mi aveva affidato molti anni prima e quindi accettò la seconda versione e volle in regalo la prima, dicendomi la terrò come se fosse d'oro. La mise nel suo giardino. Anni dopo il mio pronipote Michelangelo Buonarroti il giovane, figlio del nipote Leonardo, venne a sapere che era disponibile sul mercato romano proprio questa opera qua. Aspettò troppo, non era sicuro se acquistarla o no, non era sicuro sul prezzo e gliela soffiarono sotto il naso i Giustiniani, per la precisione Vincenzo Giustiniani, che la collocò nel suo palazzo. Qualche anno più tardi, l'erede suo la portò nella chiesa di San Vincenzo Martire a Bassano Romano, dov'è tutt'oggi. Fu collocata in un primo momento sull'altare, fino perlomeno alla fine del Settecento. Negli inventari che seguirono, sapete come risulta quest'opera? In pratica era per coprirgli le parti intime, era stato apposto un gonnellino d'oro, pensate, con tutti i sonaglietti dorati, quasi che fosse una ballerina del ventre o chissà cosa. Oggi non è più sull'altare, è stata spostata lateralmente e per fortuna non gli è stato apposto alcun ornamento per tappare le vergogne. Lo sapevate?